Il generale che cambiò la lotta alla mafia. 40 anni fa a Palermo veniva assassinato il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nell'agguato mafioso morirono la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. E questa è la nostra notizia del giorno. Sono trascorsi 40 anni dall'agguato di via Isidoro Carini, in cui i killer di Cosa Nostra assassinarono a Palermo il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di polizia Domenico Russo. Una strage che, al di là delle ricostruzioni e delle verità giudiziarie, ci consegna una verità storica. Dalla Chiesa morì anche perché fu isolato nei suoi 100 giorni da prefetto, senza i poteri speciali che il governo dell'epoca gli garantì, senza mai conferirgli per dargli poi tardivamente al suo successore. Una verità storica e politica cristallizzata nelle diverse ricostruzioni giornalistiche e nella celebre intervista che Dalla Chiesa, poco prima di essere assassinato, rilasciò a Giorgio Bocca, al quale disse con fulminante metafora di essere stato inviato a Palermo con gli stessi poteri del prefetto di Forlì. Carlo Alberto Dalla Chiesa all'epoca era già noto in tutto il paese per aver condotto la lotta al terrorismo. Che vi fossero già eloquenti segnali di un altissimo rischio per la sua vita lo dimostrò l'assassinio poche settimane dopo il suo insediamento del segretario del Partito Comunista Siciliano Pio La Torre, che fu tra coloro che ne avevano sostenuto la nomina. Dalla Chiesa fu assassinato qualche mese dopo Pio La Torre in via Carini, poco dopo le 21. Viaggiava sulla sua A112 condotta dalla moglie Emanuela Setti Carraro. Furono affiancati da una BMW dalla quale partirono alcune letali raffiche di Kalashnikov. L'agente di polizia Domenico Russo, scorta del prefetto Dalla Chiesa che lo seguiva sulla sua vettura di servizio, fu affiancato da una moto dalla quale partì un'altra micidiale raffica. Russo, ferito gravemente, morì dopo 12 giorni in ospedale. Per l'eccidio di Via Carini furono condannati all'ergastolo come mandanti i vertici di Cosa Nostra: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca, Nenè Geraci. Ieri il figlio Nando ha ricordato ancora una volta che dai verbali di polizia di ricognizione sulla A112 del generale risultasse esserci sotto il sedile un faldone di documenti. Dalla Chiesa aveva l'abitudine di portare a casa il lavoro. Questo faldone sparì come sparirono anche documenti che il prefetto conservava nel suo ufficio in prefettura. In quelle carte, forse, il movente per l'omicidio del generale Dalla Chiesa. Ci fermiamo soltanto per una breve pausa, torniamo tra pochissimo con tutte le altre notizie. Io vi aspetto qui. Cento passi per la Sicilia, la lista che fa riferimento all'onorevole Claudio Fava sosterrà Caterina Chinnici a governatore. L'ex presidente della commissione antimafia all'ARS prova a riunire le varie anime alla sinistra del PD. Droga a Trapani, denunciati due giovanissimi fermati dai carabinieri durante normali controlli, erano in possesso di hashish, uno è minorenne. In fila per la filosofia, ieri ad Erice Lezio Magistralis di Umberto Galiberti. Riapre la biblioteca diocesana da martedì, dopo 2 anni di fermo, di nuovo fruibile la sala di lettura e il servizio scaffale aperto e di prestito. E poi lo sport, uniti dalla passione, al via la campagna abbonamenti del Trapani Calcio. Per il basket, infortunio per Marco Rupil, fermo almeno 60 giorni per la rottura del menisco. E poi 5 secoli tra fede e storia. L'approfondimento di oggi sarà dedicato al culto della Madonna di Custonaci, le cui celebrazioni si sono concluse questa settimana. Eccoci ancora insieme con tutte le altre notizie del nostro TG. La lista che fa riferimento all'onorevole Claudio Fava sosterrà Caterina Chinnici a governatore. L'ex presidente della commissione antimafia all'ARS prova a riunire le varie anime alla sinistra del PD. Vediamo il servizio. È noto, la sinistra italiana e in particolare quella siciliana si è caratterizzata per un tasso di litigiosità molto alto, spesso con un autolesionismo degno di miglior causa e un elettorato a dir poco spesato che non trova proposte politiche credibili in alternativa al Partito Democratico che ha egemonizzato l'area, così come i sondaggi delle ultime settimane dimostrano. In tutto ciò, l'ex presidente della Commissione antimafia al Parlamento regionale, Claudio Fava, una vita dedicata al contrasto al fenomeno della criminalità organizzata dopo l'uccisione del padre giornalista Pippo a Catania nel 1984, ancora una volta proverà a dare una proposta politica a questo mondo scisso in tanti rivoli e rivoletti nel corso del tempo. Così come il percorso politico dello stesso parlamentare catanese dimostra, Rete Italia Democratica, DS, Sinistra Democratica, SEL e adesso 100 Passi.
per la Sicilia e a sostegno della candidata presidente democratica Caterina Chinnici. Una lista che fa esplicito riferimento alla figura di Peppino Impastato, fatto saltare in aria nel 78 a Cinisi dal boss Tano Badalamenti, che 5 anni fa lo fece tornare a Sala d'Ercole e per la quale era addirittura candidato governatore. Adesso invece sosterrà la figlia del magistrato Rocco, anch'egli vittima di mafia. Insomma, un altro tentativo di unire le varie anime alla sinistra del PD. E non è detto che non possa riuscirci. Tutto sommato in quell'area non c'è molta alternativa. Anzi, solo i Dem, visto che neanche i socialisti, nonostante le plateali dichiarazioni romane del segretario regionale Nino Oddo ad Enrico Letta, sono stati in grado di attrezzare uno straccio di lista, magari anche meticcia. In provincia di Trapani correranno Antonio Gandolfo, coordinatore provinciale di Articolo 1, la consigliera comunale di Campobello di Mazara Carla Prinzivalli, Angela Marino, segretaria del Circolo di Mazara del Vallo della Sinistra Italiana, l'alcamese Lorenzo Giocondo e Antonio Catalfio, allevatori di Poggio Reale. Difficile in questa cinquina prevedere l'effettivo peso elettorale sul territorio. È assai probabile che dovrà essere il simbolo e il nome di Fava, ampiamente riconoscibili nel variegato mondo della sinistra siciliana, a fare da traino se vorranno avere una chance di tornare a Palazzo dei Normanni. La scorsa tornata, i 100 passi elessero un solo parlamentare e fu proprio il suo candidato per la presidenza. Lunedì parleremo invece di Fratelli d'Italia. Qui si profila una corsa a tre per un seggio che viene dato per sicuro soprattutto per l'effetto traino del simbolo nazionale nell'Election Day. E adesso invece spazio alla nostra informazione elettorale. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Davide Faraone, capolista alla Camera per Azione Italia Viva. Alla conferenza stampa erano presenti anche Giovanni Bavetta, candidato uninominale al Senato, Giulia Pantaleo, candidata uninominale alla Camera e Francesca Incandela, candidata alle elezioni regionali con la stessa coalizione. Davide Faraone ha sottolineato le motivazioni che dovrebbero portare i siciliani e gli italiani a votare per l'Italia sul serio. Un modo, ha detto, per avere una prospettiva di paese che guardi alle riforme e anche alle famiglie che sono sempre più attanagliate dalla crisi economica ed energetica. Ma è sulla candidatura di Marta Fascina nel collegio elettorale di Marsala alla Camera che si è soffermato in apertura di campagna elettorale per poi passare ai punti di governo che contraddistinguono la proposta politica di Calenda e Renzi. Una campagna elettorale in cui i nostri avversari la faccia non ce la metteranno. Perché Marta Fascina, che è la nostra candidata avversaria numero uno, è una donna che non potrà fare campagna elettorale venendo in questo territorio, perché questo territorio lo sconosce, in cui è totalmente paracadutata, con la caratteristica, lei unica, di essere la compagna, quasi moglie di Berlusconi. Noi abbiamo voluto invece candidare donne e uomini che in questo territorio hanno vissuto, hanno fatto le scuole e credo che questo deve essere un elemento distintivo. Abbiamo l'idea di fare una campagna elettorale parlando di questioni concrete. Vi costringeranno, stanno cercando di costringerci ad una campagna elettorale che è uno scontro ideologico, i rossi contro i neri. Ma nello scontro ideologico rosso contro nero non si parla di problemi concreti. Noi stiamo cercando di fare invece una campagna elettorale che si occupa dei temi concreti e soprattutto si occupa di risolverli quei temi concreti. Un incendio è divampato questa mattina a Pizzolungo sotto il costone roccioso del semaforo nel territorio di Erice. L'incendio è stato individuato dalle telecamere di SOS Valderice e ha allertato ovviamente tutti. Sul posto per spegnere l'incendio sono intervenuti i forestali, i vigili del fuoco e i volontari dell'associazione di protezione civile SOS Valderice. Stiamo vedendo proprio adesso le foto.
Intanto, ieri mattina a Palermo, riunione presso l'assessorato all'agricoltura e foreste per discutere degli interventi presso il bosco di Scorace, devastato, vi ricordate, dall'incendio dello scorso 18 agosto. Presenti il sindaco di Buseto Roberto Maiorana, il vice sindaco Francesco Poma e i dirigenti dell'assessorato. L'ipotesi è di consentire gli interventi che erano già stati finanziati prima dell'incendio e predisposti dall'amministrazione comunale in deroga alla norma che vieta il rimboschimento nei 5 anni nelle aree percorse dal fuoco. Speriamo. Due giovanissimi, adesso ovviamente parliamo di cronaca, fermati ai posti di blocco dai carabinieri di Trapani durante un controllo del territorio, sono stati trovati in possesso di droghe e quindi sono stati denunciati. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani, con l'ausilio dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, nell'ambito di controlli straordinari del territorio contro lo spaccio di stupefacenti, hanno denunciato un ragazzo trapanese di 22 anni incensurato. Il giovane è stato trovato in possesso di droga durante un controllo sulla regolarità dei documenti di circolazione con l'automobile. Il ragazzo è apparso ai militari particolarmente nervoso e molto guardingo, tanto da insospettirli e indurli a una perquisizione personale e veicolare. All'esito della perquisizione sono stati trovati circa 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione e una mazza da baseball di quasi 70 centimetri. Oltre alla denuncia per la droga, il 22enne è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Nel corso degli stessi controlli, i carabinieri ad un posto di blocco hanno fermato due ragazzi minorenni in sella ad uno scooter. Pensando di sfuggire agli occhi dei militari, uno dei due ha cercato di disfarsi di un marsupio, occultandolo sotto un marciapiede. Il marsupio, poi recuperato, conteneva un panetto di hashish del peso di 39 grammi. Il ragazzo che ha tentato di disfarsi della droga è stato denunciato. L'hashish sequestrato. Un'altra notizia, un ragazzo di 21 anni di Mazara del Vallo è rimasto ferito in maniera seria in un incidente avvenuto all'alba di stamani all'ingresso della 29 Mazara del Vallo Palermo. Il giovane viaggiava alla guida di un Freeland Rover e per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Mazara è finito sullo spartitraffico di ferro che separa le due carreggiate dell'autostrada. Le lamiere hanno spaccato il parabrezza e sono penetrate all'interno dell'abitacolo ferendo il conducente. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale a Belaiello. E adesso non ci fermiamo soltanto un secondo, ma torniamo con altre notizie. In fila per la filosofia, ieri ad Erice Lezio Magistralis di Umberto Galimberti. Riapre la biblioteca diocesana. Da martedì, dopo 2 anni di fermo, di nuovo fruibile la sala di lettura e il servizio a scaffale aperto e di prestito. E poi lo sport, uniti dalla passione, al via la campagna abbonamenti del Trapani Calcio per il basket. Infortunio per Marco Rupil, fermo almeno 60 giorni per la rottura di un menisco. Ieri ad Erice, nello scenario del Castello di Venere, il filosofo Umberto Galimberti, alla presenza di centinaia di persone, ha tenuto una lezio magistralis sulla filosofia e sulla scienza. Vediamo. Il Festival della Bellezza è una manifestazione promossa dal Ministero del Turismo, un'iniziativa che da Verona ad Erice ha toccato molti dei luoghi più suggestivi ed eleganti d'Italia. Per la prima volta in Sicilia, ieri il Festival ha promosso nel nostro borgo medievale l'incontro con il filosofo Umberto Galimberti e sono state centinaia le persone di pubblico che hanno gremito la platea per una lectio magistralis sulla filosofia, sulla scienza e l'esistenza, seguita da tutti in religioso silenzio. E visti i tempi tristi e vuoti in cui ci muoviamo, il successo della manifestazione ci ha in qualche modo corroborato e dato speranza, fermo restando la domanda topica che ci frulla in mente. Ma che senso ha oggi, nel 2022, parlare di filosofia? Il 2022 serve moltissimo perché abbiamo una popolazione che funziona solo sulla base delle sue opinioni, delle sue credenze, delle sue idee stantie. Poi quando diventano vecchie le chiamano addirittura principi, mentre la filosofia fa pulizia di tutte queste cose e accoglie solo le proposizioni fondate. Per cui la filosofia bisognerebbe incominciare in prima elementare per sviluppare il senso critico dei bambini. Io ritengo che sia davvero stupefacente che ci sia così tanta gente che ha voglia, bisogno e il piacere di ascoltare lei, come anche gli altri relatori nell'ambito del Festival della Bellezza.
come giustifica, come possiamo spiegare questo fenomeno in un frangente storico in cui gli italiani usano 700 parole sulle 11.000 del vocabolario, eppure poi c'è gente che si mette in fila per una lectio magistralis di filosofia? Perché ormai la gente non va più in chiesa, dove una volta i preti in qualche modo qualche informazione la davano e qualche insegnamento anche. La televisione non fa più cultura, ma fa solo danze, quiz e arte varia. E allora dove non legge la gente, questo è un problema molto serio, e le cose che sa le sa perché le sente o perché le ha viste. E beh, se qualche volta gli capita di sentire qualche buona idea non è un male. Domani, domenica, alle 17 e alle 19, al Piccolo Luglio della Villa Margherita andrà in scena I Cattivissimi, opera per bambini ideata dai registi Di Gangi e Giacomazzi. Il progetto intende avvicinare i più giovani al mondo dell'opera. Appuntamento quindi domani alle 17 e alle 19 alla Villa Margherita. E da martedì 6 settembre riapre la sala lettura della Biblioteca della Diocesi di Trapani. Vediamo. A partire da martedì 6 settembre prossimo, la sala lettura della Biblioteca Diocesana Giovanni Biagioamico, presso il seminario vescovile di Via Cosenza, riapre le sue porte al pubblico con tantissimi nuovi libri a disposizione di tutti gli utenti per la consultazione in sede e il prestito. Fino a tutto il mese di dicembre 2022, la biblioteca osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19. Per eventuali richieste di visite guidate in orario antimeridiano, riservate alle classi degli istituti scolastici del territorio diocesano, è necessario concordare preventivamente le date e le modalità di svolgimento, telefonando al numero 0923 571 239. I servizi della Biblioteca Diocesana sono gratuiti. Negli ultimi due anni la biblioteca, come ogni altra struttura pubblica, ha osservato le misure di prevenzione contro il Covid-19. La chiusura è stata occasione anche per una parziale riorganizzazione dei servizi e della logistica interna alla biblioteca. Intanto sono stati prorogati gli orari estivi dei collegamenti con le isole Egadi. Accolta la richiesta dell'amministrazione comunale, sono stati prorogati gli orari estivi degli aliscafi per tutte le tratte da e per le isole Egadi a Trapani e Marsala fino al prossimo 30 settembre 2022. Il sindaco del comune di Favignana, Isole Egadi, Francesco Forgione, dichiara: una richiesta fatta dato il notevole flusso turistico registrato nei mesi di luglio e agosto verso le nostre isole, considerato che per l'intero mese di settembre si prevede un numero di visitatori pari a quello dei mesi precedenti. Era fondamentale garantire un sistema di trasporti in grado di assicurare la mobilità sia ai turisti che ai residenti. Con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche e la contestuale riduzione delle corse, avremmo rischiato di penalizzare i lavoratori, pendolari e gli studenti che quotidianamente si recano a Trapani. Cambio di programma questa sera al Colomba Bianca Swim Fest di San Vito Lo Capo. Ne spiega le ragioni il direttore artistico Mauro Carpi. Vediamo. Cari amici, buongiorno a tutti. Sono qui a dirvi che siamo al termine della nostra rassegna Colomba Bianca Swim Festival, la seconda edizione. Stasera ci sarà Gianluca Guidi, che sostituisce il concerto di Giorgio Tirabassi, che purtroppo ha preso il Covid e non potrà esserci. Ma ci sarà un video molto affettuoso di Giorgio che si scuserà per questa sua assenza, per questa sua defezione, della quale ovviamente non ha colpa. Chiuderà il concerto Lino Patruno, il nostro faro, il nostro decano del jazz, con una band d'eccezione, domenica 4. Mi raccomando, non mancate e ci vediamo a San Vito Lo Capo con il Colomba Bianca Swing Festival. Ciao! Andiamo agli appuntamenti di questa sera sulla nostra emittente. Alle 19.40 andrà in onda il nostro magazine. E adesso una breve pausa, poi torniamo con lo sport. Parliamo della campagna abbonamenti del Trapani, del triathlon e dell'infortunio di Marco Rupil per quanto riguarda la pallacanestro Trapani. Vi aspetto qui. Eccoci con la nostra pagina sportiva, apriamo con la pallacanestro, con una brutta notizia, perché insomma è di queste ultime ore la notizia dell'infortunio occorso a Marco Rupil, per lui rottura del menisco. Vediamo un po' il servizio.
La pallacanestro Trapani stamane, con una nota ufficiale, ha comunicato che Marco Rupil, che era già fermo da qualche giorno per un forte dolore al ginocchio, è stato sottoposto a più approfonditi esami strumentali che hanno consentito la diagnosi della rottura traversa del terzo medio del menisco esterno. Il giocatore è stato visitato da più specialisti che hanno suggerito di ricorrere all'intervento chirurgico. Rupil sarà operato nei prossimi giorni presso la clinica Salus di Reggio Emilia dal dottor Rocchi e successivamente all'intervento si recherà a Ribera presso il centro sanitario polispecialistico Barbiera, dove inizierà la riabilitazione seguito da Rino Barbiera, responsabile dell'area medica della Pallacanestro Trapani. I tempi di recupero per il ritorno in campo dell'atleta granata sono stimati in almeno 60 giorni. Diciamo che la stagione non inizia nel migliore dei modi. In bocca al lupo. Si svolgerà domani con inizio alle 9.30 nell'area antistante la zona di Piazza Vittorio Emanuele la 16ª edizione del Triathlon Trapani Cup con la tradizionale Aquarius Aquathlon, corsa nuoto corsa e il Triathlon Super Sprint. Ad organizzare la manifestazione, che è patrocinata dal Comune, Triathlon Team Trapani e Aquarius Nuoto con partner il Panathlon Club e lo staff coordinato da Leo Vona, Sergio Di Bartolo e Peppe Cipolla, prevista la presenza di 250 triatleti provenienti da tutta la Sicilia. Il circuito sul lungomare Dante Alighieri interesserà il tratto di strada compreso fra Piazza Vittorio fino all'incrocio con Via della Pace. E adesso invece il calcio uniti dalla passione, e questo lo slogan della campagna abbonamenti 2022-2023 del Trapani Calcio. Da lunedì 5 settembre alle 15 sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per la stagione 2022-2023 del Trapani Calcio. Lo slogan è chiaro e richiama la fedeltà e l'attaccamento ai colori granata che non ha età, uniti dalla passione. Gli abbonati della scorsa stagione potranno usufruire della prelazione, previa presentazione della vecchia tessera, fino all'8 settembre, data in cui potranno confermare o cambiare il loro posto. Verrà inoltre istituita la giornata granata, giornata in cui non varranno gli abbonamenti sottoscritti. Inoltre quest'anno si potrà diventare sostenitori VIP. Al costo di 500 euro il tifoso potrà scegliere il suo posto riservato e personalizzato in tribuna autorità. Per quanto riguarda gli altri prezzi, l'abbonamento in tribuna ha il costo di 250 euro, 150 per la gradinata e 70 in curva. Usufruiranno dei ridotti gli over 65 e gli under 14 al costo di 170 euro in tribuna, 100 in gradinata e 50 in curva. Per quanto riguarda i prezzi delle singole gare, la società granata ha fatto sapere che questi verranno comunicati di volta in volta. Quindi ora la parola passa ai tifosi, che per dir la verità hanno già fatto vedere l'appartenenza alla prima gara di Coppa Italia. La squadra del presidente La Rosa sulla carta è stata costruita con giocatori di grande valore, pronta a poter occupare le prime posizioni in classifica, con i dovuti scongiuri. Gli ultimi anni per i colori granata sono stati travagliati, ma la passione non si è spenta. È iniziato un nuovo cammino, tifosi, squadra, società e città, tutti nella stessa direzione. Cinque secoli tra fede e storia. Durante la settimana che sta per concludersi si sono tenuti i festeggiamenti in onore della Madonna di Custonaci, ricorrenza celebrata in molte località del territorio, non solo nell'Agro Ericino. E questo è il nostro approfondimento di oggi. I festeggiamenti in onore di Maria Santissima sono molto sentiti in tutto l'Agro Ericino, a partire da Custonaci ed Erice, dove in ogni ultimo mercoledì d'agosto si tengono le processioni con il quadro della Vergine. La copia originale, che risale al 1500, è custodita nel santuario di Custonaci, dove sono conservati cinque secoli di fede, storia, tradizione e amore. Questa bellissima immagine della Vergine con il bambinello Gesù incanta ed emoziona da qualunque angolo la si osservi. Ogni dettaglio e poi una scoperta. A fianco all'immagine ci sono due statue che rappresentano l'abbondanza e la sapienza. In basso, nell'edicola in argento, sono raffigurati Sant'Alberto e San Giuliano. I due santi, che ci portano ad Erice, sono presenti anche in alto nelle due statue in legno sopra il quadro. Al centro, tra Sant'Alberto e San Giuliano, che anticamente aveva la spada, c'è poi la statua in marmo dell'Immacolata. In basso, invece, le tre piccole immagini rappresentano San Gioacchino e Sant'Anna. L'intero altare è un meraviglioso capolavoro artistico che toglie il fiato per la sua bellezza e per il messaggio di fede e devozione che trasmette, ma anche un monumento che rappresenta l'identità di un intero territorio tra fede e storia. Abbraccia ovviamente la fede, abbraccia la storia di questo territorio che
Ovviamente ha un riferimento forte, chiaro, sulla città di Custonaci, ma ovviamente questo culto non si limita solo a Custonaci, anzi diciamo che la sua importanza deriva da Monte San Giuliano, quando l'Universitas di Monte San Giuliano addirittura era il secondo territorio più grande dell'intera isola dopo Monreale, quindi veramente un culto straordinariamente importante che non a caso nel corso dei secoli ha ricevuto degli importanti riconoscimenti addirittura appunto dal Vaticano con diverse bolle apostoliche. È un culto popolare, un culto che si rivolge appunto ad Erice, Petta, ma anche all'Agroericino, e quindi una Madonna che in qualche maniera anche attraverso le spighe che riporta più volte nel suo manto, anche con decorazioni anche successive tra le sue mani, richiama appunto le campagne dell'Agroericino, dove l'economia era fondamentale, appunto quella legata alla terra. Allora se ad esempio la Madonna di Trapani si rivolge ai pescatori in particolare, la nostra invece si rivolge all'interno, appunto a questo Agroericino che allora si componeva di tutti questi comuni che poi nel corso del secondo dopoguerra si sono resi autonomi. La ricorrenza della Madonna di Custonaci è molto sentita anche nell'Egadi. Nella chiesa di Marettimo si trova un quadro arrivato nell'isola 170 anni fa proprio da Erice, mentre a Favignana la Madonna di Custonaci viene invece celebrata portando in processione, sempre l'ultimo mercoledì del mese di agosto, una bellissima statua della Madonna con il bambino Gesù in braccio. Sull'isola è conosciuta come la Madonna dei Campagnoli e per tradizione ha delle spighe di grano in mano, a ricordo di un'antica attività agricola della popolazione favignanese.